Benvenuti e benvenute su Andante con Brio, il podcast che nasce dalla collaborazione tra rocknation.it e Brio Radio. Una rubrica che prende il suo nome dall'espressione musicale omonima, Andante con Brio, e questa è esattamente l'atmosfera che il podcast cerca di creare mentre vi guida attraverso le novità del mondo della musica e anche della letteratura. In ogni episodio scopriremo nuovi dischi e magari per molti anche nuovi artisti, chi lo sa. Esploreremo diversi generi musicali e avremo una panoramica delle uscite più recenti. Io sono Bruno e vi accompagnerò in questa puntata. Iniziamo parlando di Wronger, il nuovo disco di Tommy Stinson's Cowboys in the Campfire, il perfetto connubio, cioè di pop, folk, rockabilly e country classico, raccontato nell'articolo dell'amico Marco Oreggia. Tommy Stinson è un musicista con un curriculum pazzesco. Avete mai sentito parlare dei Replacement? Beh, lui è uno dei membri fondatori di questa band storica, ma Tommy è stato anche nei Guns N' Roses, per dire, e ha collaborato con artisti del calibro di Puff Daddy. Tuttavia è qui nella sua carriera da solista che sembra davvero brillare come una stella nel firmamento, e questo disco Wronger ne è la prova. Questo album è il risultato di una collaborazione con Chip Roberts, amico di Tommy da una vita. Il progetto ha impiegato tantissimo, ha avuto una gestazione lunga più di un decennio, ma il risultato è eccezionale. Wronger è una fusione perfetta di pop, folk, rockabilly, country e quel tocco in più che li differenzia tutto da tutto quello che ho appena detto. Un viaggio attraverso i generi, insomma, che mostra la maturità musicale di Tommy Stinson. La collaborazione tra Tommy e Chip funziona alla perfezione, con entrambi che portano le loro influenze nel mix senza creare troppe discrepanze nella scrittura e dando intensità. È un album che scorre veloce, non ha bisogno di riempitivi, cattura l'attenzione dell'ascoltatore. Le canzoni a volte prendono la forma di uno storytelling quasi, con arrangiamenti che aggiungono profondità al sound senza però renderlo troppo complicato. Quindi ecco un consiglio: ascoltate questo album in un ambiente di campagna, durante un pomeriggio magari afoso, oppure a notte fonda con degli amici, sorseggiando sempre qualcosa di forte. Sicuramente vi farà sorridere e vi terrà la compagnia giusta. Dateci un ascolto. Ma orecchie aperte, cambiamo completamente tema e anche zona, orecchie aperte anche per il disco che ci ha raccontato Giulio Ardau. Parliamo dei danesi Diplomatic Immunity, che hanno rilasciato l'album No Weather, No Cry, The Desert Don't Lie. Un viaggio sonoro, vorticoso, attraverso il rock alternativo, che vuol dire tutto, non vuol dire niente, ma insomma con una fortissima influenza post-grunge. Il disco, autoprodotto e mixato da Frederick Uglebjerg, lo sto pronunciando Uglebjerg, attenzione, cioè questi danesi, questi nordici mi mettono sempre a durissima prova e rischiano di farmi cadere davvero nel reticolo, ma con molta nonchalance continuiamo parlando del disco e non della mia pronuncia discutibile delle lingue nordiche. Il disco comprende 10 brani che esplorano vari aspetti della vita dei membri della band. Nonostante le sfumature oscure, parecchio, l'album mantiene comunque un barlume di speranza. Le tracce presentano ritmi serrati, chitarre aggressive e delle melodie vocali davvero ariose, eccezionali. Il suono del gruppo si ispira dichiaratamente al post-grunge, ma include addirittura dei richiami al pop, anche se nei momenti più introspettivi. La prima traccia, My House, per esempio, stabilisce subito l'atmosfera del disco, rimandando agli anni 2000. Ma altre, insomma, hanno una scrittura veramente avvincente, sembrano una serie TV a puntate. Ogni canzone ti porta alla prossima, alla successiva, addirittura con delle sfumature che, per esempio come nel caso del brano Both Eyes Open, ci usano addirittura i bonghi in maniera del tutto creativa.
L'album offre quindi una combinazione di suoni diretti, di melodie orecchiabili, anche in alcuni punti, secondo il nostro Giulio, potrebbe mancare un po' di audacia. Comunque, essendo un disco di debutto, per i Diplomatic Immunity si premette un futuro luminoso, ecco, perché hanno veramente immediatezza e indiscutibili qualità musicali. Ora, con la notizia che segue, non faremo riferimento ad un noto videogame, ma anche come epoca possiamo stare lì. Infatti la band si chiama Street Fighter e hanno tirato fuori un album heavy metal, old school, chiamato Second Hand Hero, ed è uscito l'8 settembre per l'etichetta From the Vaults. Il cervello, chi tiene i fili di tutto questo teatro, è Marco Angioni, un polistrumentista che ha suonato praticamente tutto nell'album: chitarra ritmica, solista, tastiere, basso, batteria, tranne le voci. Per quanto riguarda le voci, ci sono Stefan Janssen degli Accelerate e Sofia Schmidt degli Ethereal Kingdoms, ma ci sono anche tanti altri ospiti speciali. Il disco ci trascina inevitabilmente verso il metal degli 80, ricolmandoci dei suoi tipici cliché: balla, da soli funambolici, voci che si intrecciano. Insomma, detta così sembra che sia banale, ed effettivamente non c'è niente di nuovo in questo disco degli Street Fighter, ma nemmeno nessuna pretesa, cioè non c'è la volontà di reinventare l'heavy metal con questo disco. Stanno semplicemente consegnando agli ascoltatori un album massiccio, solido, con artisti di alto livello, punto. A volte non è neanche necessario, insomma, rivoluzionare tutto. Questo ci consiglia Ambra Nardi. Sergio Bedessi invece ci consegna la recensione forse clou di questa settimana, cioè ci racconta del disco dei Tesseract, tornati con un nuovo album chiamato War of Being, rilasciato il 15 settembre 2023. Molti conosceranno i Tesseract, hanno un marchio di fabbrica che è quello delle poliritmie, no? Di ritmi complessi, di groove metal, cose quasi math rock. Ogni traccia di questo disco è un viaggio sonoro unico. I testi affrontano tematiche molto profonde e complesse tanto quanto la musica. Si concentrano sulla lotta interiore per l'accettazione di sé e la comprensione del proprio scopo nella realtà quotidiana. Questi testi riflettono le contraddizioni, le sfide esistenziali che molti possono affrontare nella loro vita. Io credo tutti, almeno una volta. Mentre la musica stessa è complessa, tecnicamente priva di punti deboli. Mentre la musica è così, i testi aggiungono questo elemento di profondità e anche di fragilità, filosoficamente parlando, alle canzoni. Ciò contribuisce a creare un'esperienza d'ascolto totalmente coinvolgente, cioè non puoi ascoltare questo disco facendo altro, diciamo così, ti devi mettere lì e riflettere, ti devi immergere, perché non potresti cogliere le complesse sfumature della musica dei Tesseract. Secondo il nostro Sergio, le tracce potrebbero essere leggermente più corte, dato che molte di queste superano i 10 minuti. In ogni caso, War of Being merita sicuramente una buona dose di attenzione e di volume. Passiamo galoppando velocemente verso la fine della puntata al disco sorpresa della settimana, ed è toccato a me parlarne su rocknation.it. E si tratta dei Jukebox Monkey, un trio proveniente dal Kent. Hanno pubblicato il loro secondo album, intitolato Smiles Becoming Teeth, il 28 luglio. Questo album è una bomba musicale che colpisce in profondità, ti trasporta in luoghi immaginari e spesso ti ci abbandona pure, ok? Quindi ti porto in un'isola deserta e ti lascio anche lì. È un album carico di potenza sonora, con una densità che ti avvolge fin dal primo ascolto. E lo ascolti di nuovo dopo, è quello il punto. La band ha affrontato alcune sfide personali difficili durante la creazione di questo album, e questo si riflette nella sua atmosfera solenne, pesante, sembra una messa. Le 8 tracce dell'album sono guidate da una voce nitida
che conferisce un'importanza particolare ai testi. Il suono del disco richiama senz'altro le sonorità degli anni 90, ma lo fa in modo fresco, attuale, senza aloni di nostalgia e con una nitidezza lacerante. I testi dell'album esplorano tematiche significative come la distruzione delle relazioni familiari o la responsabilità delle generazioni future nei confronti del pianeta. Brani come Like 1973 and Never affrontano queste tematiche in modo potente e riflessivo. Smiles Becoming Teeth è un album che scorre come un fiume in piena, con groove coinvolgenti e tantissime sfaccettature emotive. Tutto coinvolge, secondo me, nella traccia finale, Something Meaningless, che è secondo me il momento più intenso e psichedelico di tutto l'album. I Jukebox Monkeys si fanno notare nella scena stoner inglese con questo potente e suggestivo album. Non vedo l'ora di vederli dal vivo e, così, in confidenza, mi ci sto anche informando. Andiamo con l'ultima notizia di questa puntata di Andante con Brio, che riguarda le pagine di un libro, e quale ce lo racconta Luca Cremonesi. Il libro in questione è di Barbara Baraldi e si intitola Il fuoco dentro Janis Joplin. Un romanzo che esplora la vita e la musica dell'iconica cantante rock. Anche se non è una biografia ufficiale, il libro offre una variazione intrigante sulla vita di Janis Joplin, iscritta, come sappiamo, al famoso Club 27, morta quindi a 27 anni. Barbara Baraldi è una notevole voce della narrativa italiana, non è certo una di primo pelo, e ci offre una prospettiva unica sulla vita della leggendaria cantante texana. Il romanzo non cerca di giustificare o scusare la dipendenza della nostra Janis Joplin, ma piuttosto esplora in maniera chirurgica come la solitudine e il desiderio di amore abbiano avuto un impatto distruttivo sulla vita della cantante. Barbara Baraldi sfida la narrativa tradizionale sulle donne del passato, portando in primo piano la lotta di Janis Joplin per uscire dalla provincia e sfondare nel mondo della musica rock, nonostante le sfide personali e le relazioni tossiche. Il libro esplora anche gli incontri di Janis Joplin con altre leggende della musica come Jim Morrison e Jimi Hendrix e la sua costante ricerca di salvezza attraverso la musica e i live. Il fuoco dentro Janis Joplin è un romanzo sicuramente avvincente che offre una nuova prospettiva sulla vita di una delle figure più iconiche della musica rock. Consigliato per tutti, ma soprattutto per gli amanti della musica e della biografia romanzata. Ed eccoci alla fine della puntata. Com'è andata? Come sono stato? Mi è piaciuta? Scrivi un commento, facci sapere. Ti invitiamo a visitare il sito di rocknation.it, dove troverai tutte le recensioni di cui abbiamo parlato qui e tantissime altre, inclusi live report e parti dedicate alla letteratura. Segui anche Brio Radio nei social e soprattutto nel canale YouTube, dove troverai tantissime rubriche interessanti oltre a questa. Beh, che dire, è ora di muoverci con passo andante, ma con brio. Alla prossima!